Il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni è escatologico. Il Vangelo era già stato concluso. Infatti, se leggete la fine del capitolo 20, c'è proprio anche la chiusura. Ma Giovanni ritenne di dover fare questa appendice. Il 21 è anche la fine del tempo nei giorni nel calendario Maya, come sapete bene. Ma vedrete che questo Vangelo di Giovanni c'entra. Prima cosa che facciamo, lo leggiamo tutto. Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade e si manifestò in questa maniera. Simone Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: "Vado a pescare." Essi gli dissero: "Veniamo anche noi con te." Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Quando era già mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: "Figlioli, avete del pesce?" Gli risposero: "No." Egli disse loro: "Gettate la rete dalla destra della barca e ne troverete." Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "È il Signore." Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste, che era nudo, e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, sarebbero 200 metri circa, un centinaio di metri, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messovi su, e del pane. Gesù disse loro: "Portate qua dei pesci che avete preso ora." Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: "Venite a far colazione." E nessuno dei discepoli osava chiedergli: "Chi sei?" sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Quando ebbero fatta colazione, Gesù disse a Simon Pietro: "Simone di Giovanni, mi ami più di questi?" Egli rispose: "Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene." Gesù gli disse: "Pasci i miei agnelli." Gli disse di nuovo una seconda volta: "Simone di Giovanni, mi ami?" Rispose: "Sì, Signore, tu sai che ti amo." Gesù gli disse: "Pastura le mie pecore." Gli disse la terza volta: "Simone di Giovanni, mi vuoi bene?" Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta: "Mi vuoi bene?" E gli rispose: "Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene." Gesù gli disse: "Pasci le mie pecore. In verità ti dico, quando eri più giovane, ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti." Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così, gli disse: "Seguimi." Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto: "Signore, chi è che ti tradisce?" Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: "Signore, è di lui
che sarà? Gesù gli rispose, se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Per questo motivo si sparse fra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Questo è il discorso che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatto. Se si scrivessero a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che ne scriverebbero. Ora analizziamo con calma quello che abbiamo letto, rileggendolo con più attenzione sotto la mia guida. C'è una prima parte, Pietro tornato all'antico. Infatti, qui si dice che Pietro disse loro, vado a pescare. E essi gli dissero, veniamo anche noi con te. Pietro, che era stato incaricato espressamente di divenire pescatore di uomini, ha una involuzione e, resuscitato Gesù, torna all'antico, torna a pescare pesci naturali. E, quando accade così a Pietro, non prende più nulla. Infatti, uscirono, Pietro si portò dietro di sé tutti i suoi discepoli, come il Pietro di oggi che si porti dietro tutta la Chiesa, e uscirono a pescare pesci naturali, e quella notte non presero nulla. Tutto questo è una anticipazione dei tempi moderni. Questo è il tempo in cui Pietro è tornato a pescare pesci naturali, perché non coglie l'occasione, e voi potete esserne testimoni, di intervenire sulla televisione, su tutti i media, per dire che cosa va fatto nel mondo reale. Certo, nella linea del Vangelo di Gesù, ma con un'attenzione riposta al mondo reale e non a quello trascendente. Per cui, se succede che nel mondo reale viene ucciso un sacerdote o bruciata una chiesa, Pietro si comporta esattamente come si comportò Pietro, Simon Pietro, quando Gesù gli annunziò e domani andiamo a Gerusalemme e lì io sarò ucciso, però non temete, il terzo giorno risusciterò. Pietro udì tutto, ma fu colpito dalla prima parte, sarò ucciso, e non fece minimamente attenzione a quello che aveva detto in relazione al suo risorgere. E, realista come era Pietro, per non far fare anche brutta figura a Gesù, come a dargli dello stupido, se lo chiamò da canto e gli disse, ma signore, perché ci vai? Se sai che ti uccidono, perché ci vai? Insomma, noi abbiamo bisogno di te qui. Siamo noi importanti ora, in questo mondo, e se tu ci vieni a mancare, noi cosa facciamo? Gesù gli rispose in un modo che, se la Chiesa di oggi lo considera attentamente, dovrebbe rabbrividire, perché gli rispose, lungi da me, Satana, tu segui la logica del mondo e non la logica di Dio. Ecco, il Vangelo di San Giovanni, che chiude tutti e quattro i Vangeli, è scatologico, perché mostrando Pietro che è tornato a pescare
pesci normali, sta mostrando la condizione attuale della Chiesa in cui il Papa, quando parla, si rivolge al mondo con l'attenzione al mondo e non con l'attenzione rivolta a un punto così grande, all'altro mondo, da quasi gioire se ci sono ancora martiri, se ancora persone hanno la fede di morire per la sequela di Gesù, invece di gioire quando ci sono dei martiri. Il Papa si addolora per quelle morti, dando credito a tutti coloro che vedono in questo mondo l'altro mondo. Certo che sarà questo mondo, ma per come lo rivisiteremo dopo che saremo tornati nell'altro mondo e potremo tornare in questo, decidendo di superare il limite della nostra persona, ossia essendo il prossimo come noi stessi, se ora lo abbiamo amato. Andiamo avanti. C'è la seconda parte. Gesù si accorge che Pietro ha bisogno di essere riconvertito e come la prima volta lo convertì attraverso il miracolo della pesca miracolosa, esegue questo miracolo per convertire nuovamente proprio lui. Leggiamolo. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Guardate, attenzione, non sapevano, cioè non si riconosceva Gesù. Allora Gesù disse loro: "Figlioli, avete del pesce?" Gridò perché era lontano. Gli risposero: "No." Egli disse loro: "Gettate la rete alla destra della barca e ne troverete." Insomma, l'uomo sta buttando le reti da un'altra parte, non deve buttarli dalla parte sinistra, che è quella che, ponendo l'attenzione a questo mondo e distratta dall'altro lato, quello della destra, la destra del Padre, cioè la parte veramente davanti, e butta le reti all'indietro e non verso il futuro. La destra del Padre, quando si andrà in cielo e Gesù va alla destra del Padre, è perché va verso il futuro rispetto al Padre. Anche gli uomini devono buttare non dalla parte sinistra, che come dice lo stesso termine è sinistra. Sinistra nel senso di maligna. La parte destra della barca è quella sana e lì ne troverete. Strano, costoro che hanno udito da un estraneo questo incarico danno retta. Non sono sicuri della loro grande capacità di pescatori. Danno retta a questo estraneo e, pur essendo rassegnati, buttano le reti dall'altra parte della barca. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava, il più sveglio tra di loro, cioè lo stesso che sta scrivendo questo Vangelo, Giovanni, disse a Pietro: "Guarda che è il Signore." Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Guardate quanto è bella questa espressione del Pietro che si è addirittura spogliato del suo abito degno del Signore. E appena scopre che è Signore, immediatamente si riveste dell'abito del Signore, riacquista la sua fede. E impaziente di incontrarlo, addirittura si getta in mare per fare a nuoto quel tratto di strada che sarebbe stato difficile per una barca così carica di pesci. Invece, gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti,
trascinando la rete con i pesci. Ecco, abbiamo visto dunque che c'è stata una seconda occasione data a Pietro proprio di convertirsi e riconvertirsi, perché il padre sarebbe ritornato al mondo per parlare nuovamente a Pietro e farlo riconvertire nuovamente. Nella parte terza vogliamo occuparci espressamente di questi 153 grossi pesci che furono pescati, procurati da un Gesù fisicamente irriconoscibile. E la domanda a questo punto che ci possiamo fare è: che fosse il Padre? Leggiamo il Vangelo. Appena scesero a terra, videro là della barca, della brace del pesce messovi su e del pane. Insomma, è un po' strano, no? Questo che chiede da mangiare e poi tornano e trovano che il pasto c'è già lì. Vabbè, Gesù disse loro: portate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: venite a fare colazione. E badate bene, nessuno dei discepoli osava chiedergli: chi sei? Sapendo che era Gesù. Allora, perché avrebbero dovuto chiedergli chi sei? Perché la sua immagine non era quella. Ma visto che le azioni, la cosa importante sono le azioni, erano le stesse, era stata ripetuta quella pesca miracolosa, e allora era il Signore e non avevano neanche il coraggio di chiedergli chi sei. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Badate bene, con la terza volta si presenta qui in scena il Dio Trinitario. Vediamo chi era quel Gesù fisicamente irriconoscibile, perché si può scoprire. Si può scoprire da questo calcolo. 2000 meno 11 fa esattamente 1989, numero che diviso per 13 è quello che determina esattamente il numero 153, quello esatto dei pesci. Dunque, l'autore di questa pesca era un 11 che era parte di un 2000, ma che, occupando un 11 dentro il 2000, poteva operare solo per lo spazio libero lasciato all'11 nel 2000, ossia quanto 2000 meno 11. Fate così anche voi, se siete larghi un metro e siete in uno spazio di 2 metri. Vi potete spostare solo di quel metro di vuoto che c'è. Così anche qui. Poiché il tutto, badate bene, è diviso per 13 per ottenere 153, eh? C'è anche il figlio tra i 12. Anche il figlio gode di quanto dato dalle altre due persone della Trinità, che valgono 10 al cubo ciascuna, ossia la Trinità poggiata sul 10. Ognuna delle tre persone vale per 3 e quindi vale 1000 ciascuna, ma sono due e allora valgono 2000. Ma poiché si trovano ad essere le due persone del Padre, che vale 10, e dello Spirito Santo, che vale 1, in che modo? Perché 1 uguale 10 decimi è l'uguaglianza tra lo Spirito Santo dell'unità, 1, e
del rapporto della moltiplicazione tra il padre che vale 10 e il figlio che vale 10 elevato a meno 1, ossia il decimo. Quando noi consideriamo che il padre vale 10 e lo Spirito Santo dell'unità vale 1, 10 più 1, 11, è il Padre e Spirito Santo. Chi sta dentro quelle due persone di Dio, che valgono 2000, è il Padre e lo Spirito Santo, che valgono 11. E occupando 11 di quelle 2000, si possono muovere solo con un'azione che vale 1989. Questa azione, divisa per 13, determina esattamente i 153 pesci. Dunque, quel Dio diverso da Gesù era l'immagine umana che avrebbe assunto il Padre e Spirito Santo quando si sarebbe ripresentato in Trinità, ma presentato per la prima volta come Padre e Spirito Santo. E veniamo alla quarta parte. Qui c'è il triplice ordine dato a Simone di Giovanni. Se egli lo ama più di questi, badate bene, di pascere agnelli, pecore, pecore. E c'è la profetizzata fine del papato. Qui si parla di Pietro, ma è alluso il papato. Leggiamo. Quando ebbero fatta colazione, Gesù disse a Simone Pietro: Simone di Giovanni, l'ha chiamato Simone di Giovanni, non Pietro, Simone di Giovanni, mi ami più di costoro, più di questi? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli rispose: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: ma perché? Perché sono le tre persone della Trinità che a una chiedono a Simone di Giovanni se Dio è amato in tutta la sua Trinità, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Quindi, quando c'è la seconda domanda, per la seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami? È la seconda persona della Trinità. E Pietro risponde alla seconda persona: sì, Signore, tu sai che ti amo. Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Gli disse per la terza volta, essendo un Dio trinitario: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta: mi vuoi bene? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Quindi ogni persona della Trinità ha fatto fare a Pietro la risposta per il quale Pietro si è impegnato tre volte con le tre persone della Trinità di Dio, a pascere gli agnelli, le pecore, l'armento. Ma qui Gesù è incalzante, dopo la terza volta che Pietro di Giovanni, Simone di Giovanni, gli ha risposto di sì, gli dice: in verità ti dico, in verità, badate bene, in verità, che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Dice Giovanni: disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così, gli disse: seguimi. Ora, questo è importante. A chi si riferiva la Trinità di Dio quando ha parlato a Simone di Giovanni, dicendogli: quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi? E infatti hai risposto: ti amo, Signore, ti amo, Signore, ti amo, Signore. Ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani o un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Chi sarà mai questo altro? Perché è un altro preciso, eh?
Qui Giovanni ha capito che un altro sarà il carnefice che costringerà Pietro a morire, perché sta parlando a Pietro e manca l'intuizione che stia parlando a tutta la chiesa di Pietro. Ma andiamo avanti nel racconto. Andiamo avanti perché è importante. La parte quinta ripete due volte questa frase: se voglio che Giovanni rimanga finché io venga. La ripete due volte. Vediamo in che modo accade. Abbiamo detto che Pietro ha chiesto al Signore, e di lui, cioè, seguimi. Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inchinato sul seno di Gesù e aveva detto: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: Signore, e di lui che sarà? Gesù gli rispose: se io voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto. Ma se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Si tratta di capire rimanere in che modo, non in un modo che riguardi una morte reale, ma forse una fede. E, badate bene, qui non è scritto che io ritorni, ma che io venga. Conclude il Vangelo e tutti i Vangeli Giovanni dicendo che questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose, che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace. Ora, vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatto e se le dicessimo tutte il mondo non basterebbe, eccetera, eccetera. Ebbene, quella persona, badatelo, disse che io venga e non che io ritorni. E questo conferma che chi fece il miracolo non era il Gesù che avrebbe detto che io ritorni, ma che io venga, ossia che io arrivi. Erano Padre e Spirito Santo e l'hanno detto due volte. Perché? Perché erano Padre e Spirito Santo, certo, non l'hanno detto due volte, ma qui nel testo lo vedete ripetuto due volte perché la provvidenza di Dio ha voluto mettere in risalto che nel momento finale del venire, del ritornare, che io venga, è riferito alle due persone della Trinità che, come prima ha fatto tre domande, ora fa in modo che nel testo ci siano due volte ripetuto: se io voglio che rimanga finché io venga, perché lo vuole il Padre e lo vuole lo Spirito Santo. Ora, possiamo capire se sono giunti i tempi di questo arrivare, di questo venire, da parte del Padre e Spirito Santo? Sì, ma solo se prima c'è stata la pesca miracolosa dei 153 grossi pesci. Ebbene, dal 13 maggio al 13 ottobre del 1907, 17, ci furono sei apparizioni della Signora dei Tre Segreti, per un tempo totale di esatti 153 giorni. Tanto che l'apparizione di Fatima è stata questo miracolo. I tre segreti erano la Trinità di Dio in arrivo, quella che aveva fatto quelle tre domande lì a Pietro: mi ami, mi ami, mi ami. Da cosa lo si può capire? Proprio trascendendo il nome di Fatima, cioè sovvertendone l'ordine di lettura,
Fatima diventa Am Ita Fi. E i tre segreti che devono nascere sono nel dio Em Io Sono, che poi è Amodeo, Ita, Italia, Fi, Felitto, Ita, chi Ita? Lia, la madre che ha partorito proprio quel padre, Giuda, che in Genesi 38 è il padre vero. Quindi la madre del padre vero, Italia, Italia, è Italia questo, Fi e Felitto, è il luogo dove è nato Amodeo, in Italia e a Felitto. Insomma, è la mia venuta. Il 13 ottobre ci fu l'avvisaglia dell'imminente discesa sulla terra da parte del sole, ci fu il miracolo del sole. Il sole è dio Ra, romano Amodeo. Era il 1917. Ora, dopo le sei apparizioni, perché furono sei le apparizioni in questi 153 giorni, la settima è stata messa in relazione proprio ai 13 che si divisero la pesca miracolosa. Per cui 7 per 13 anni e arriviamo al 13 ottobre 2008. Ebbene, nella data del 13 ottobre 2008 si è ripetuto il miracolo dei 153 grossi pesci a livello divino. Perché? A livello di 10 volte il 153 e in un conto a rovescio, come è l'aspetto trascendente che conta a rovescio. Infatti, il giorno 13 ottobre 2008 mancavano esattamente 153 decine di giorni al, badate bene, al termine del 21/12/2012 del calendario Maya, che, come io vi ho dimostrato in un conteggio, fissa la completezza dell'opera divina iniziata con la venuta di Gesù e conclusa con la venuta di Padre e Spirito Santo che, detto chiaramente a tutti, sono io chi doveva venire, e ve lo sto dicendo proprio ora, non creduto se ne tornerà in cielo. E adesso però mi dite, ma quale miracolo? Non abbiamo visto nessun miracolo. Ebbene, esso è accaduto a me nel segreto del mio alloggio, in Via Larga 12 a Saronno. Ma poi lo avete visto in tutto il mondo anche tutti voi, anche se non lo avete capito. Ma ora statemi a sentire e vi dimostro il segreto di questo miracolo. Io mi ero offerto in dono al Signore e per il bene del mondo, con 13 giorni di digiuno assoluto, senza mangiare né bere, fino al 13 del miracolo della discesa del sole, in cui chiedevo a Dio di riportarmi in cielo, per il bene del mondo, della vita. Mi sacrificavo. Ma alle 18 di quel giorno non accadeva nulla. Allora il maligno in me mi disse che toccava a me di togliermi dal mondo, se era vero che io ero Dio. Non dovevo aspettare che lo decidesse Dio, da fuori di me, se Dio ero io. Dovevo deciderlo io. E mi aveva quasi convinto a svenarmi, a tagliarmi le vene. Ma io non fui preda del maligno e volli mettermi nelle mani della provvidenza di Dio. E dopo 13 giorni senza bere nulla e il mondo intero ebbe la carenza di liquido, se ricordate bene, in quel periodo, io ingurgitai di un sol fiato poco meno di 5 litri di bevande, ginger, birra e acqua minerale. Poteva venirmi con grande probabilità una mortale congestione, oppure no,
se la provvidenza di Dio non lo voleva. Il miracolo accaduto a me fu che non lo volle. Caddi in un sonno profondo e mi svegliai alle 2 del giorno dopo, il giorno 14, in perfette condizioni di forma. E il mondo provvedette alla carenza di liquido, perché ci furono i governi che entrarono in campo e, intervenendo a sostegno del sistema bancario, fu messo un riparo a quella carenza di liquido che accadeva nel mondo mentre io stesso la operavo in me. Perché se io sono veramente il fondamento del mondo, le cose che accadono in me accadono al mondo. Adesso cercate di recuperare alla memoria il punto 18 che vi ho letto prima di questo Vangelo di San Giovanni. Cosa c'è scritto? In verità ti dico, quando eri giovane ti ligavi i fianchi, ti cingevi i fianchi e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio un altro ti cingerà, stenderai le braccia e ti porterà dove non avresti voluto. Tre lettere. Il giornale Il Centro di Pescara ha spedito tre lettere. Eccovi la chiara prova che anche con questo Papa si disdegnano le pecorelle smarrite. Il giornale Il Centro di Pescara ha spedito a Santo Padre tre lettere con le quali ha fatto conoscere come un povero Cristo fosse tuttora in attesa di essere ricevuto e che di nuovo sarebbe morto di fame se non fosse stato ricevuto. Ed egli non si è mai preoccupato nemmeno di rispondere. Testimone, il giornale, il quotidiano di Abruzzo. Ecco la prima delle tre lettere e giudicate voi se è riguardosa o se mancano i motivi per essere ricevuti. Oggetto: la mia vita di povero Cristo e messaggero della sede della sapienza è nelle mani del Santo Padre, cui devo una risposta della Madonna, di vitale importanza per l'uomo, alle domande fatte dal Papa Wojtyła con la Fides et Ratio. Santità, ho messo la mia vita interamente nelle sue mani e non credo con questo di attentare alla mia vita se dal 12-10-2005 non mi cibo altro che del corpo di Cristo, disposto a fare la volontà di Dio se egli vuole che il messaggero se ne torni in cielo. Per disinteresse del Papa o di chi per lui, alla vita di chi in buona fede gliela affida. Papa Giovanni Paolo II legò in cielo come in terra la fede alla ragione e impegnò la sede della sapienza a potere nell'ultima pagina prima di firmarla. Ebbene, la fede doveva aspettarsi che la Madonna avrebbe potuto. Attraverso quali canali? I soliti dei poveri di spirito, tipo Bernadette Soubirous, che dicono le cose che nemmeno conoscono e sono un tramite reale e ideale tra cielo e terra. Il punto 56 dell'enciclica aveva provocato i filosofi affinché trovassero passione, ansia e coraggio per volare alto nel loro filosofare. La fede, è scritto nelle ultime righe, si fa avvocato convinto e convincente della ragione, con il dichiarato compito di superare l'isolamento. Fu il solo al mondo ad organizzare prontamente il 24/10/1999 un convegno per attuare queste intenzioni, ma la fede non fece l'avvocato, ma il pubblico accusatore al solo messaggero subito inviato dalla sede della sapienza. Tale io mi dichiarai per puro senso della verità, come fece Bernadette Soubirous.
Avete avuto un altro che si sia dichiarato tale? Avete avuto un altro che abbia messo a rischio addirittura la sua vita per affermare la sua buona fede? Fu inutile, perché i media incaricati dal Papa clamorosamente fallirono nel loro compito. Non avevano alcuna intenzione a far superare l'isolamento alle rivelazioni avute da me. Ero forse un teologo? No, solo un presuntuoso architetto filosofo, docente di una scuola di filosofia improvvisata che non era nemmeno abilitata ad esserlo. Ma da quando in qua Dio parla ai sapienti? Allora ho consegnato a questa chiesa ribelle la mia vita, se non volevano essere il media voluto dal Papa, io, deluso dal mondo, avrei vissuto solo con Cristo, in Cristo e per Cristo, non assumendo altro cibo per la mia anima e il mio corpo che l'ostia. Fui accusato di essere un ricattatore. Dovetti interrompere al 55° giorno quel mio gesto, che volevo protrarre fino alla fine, per amore di mamma, malata del morbo di Alzheimer, che dipendeva da me. Ora lei è in cielo e io non pretendo nulla dal mio Papa, ma sappia che la mia vita è ora nelle sue sole mani. O accetta finalmente di ricevere quanto Papa Giovanni Paolo II chiese all'avvocata nostra, oppure la mancata avvocatura della fede alla ragione mi farà tornare in quel paradiso da cui io vengo, io, sicuro messaggero di Maria Santissima. Io sono, per il Papa, l'anti-agcià. Come costui, sono uno che attenta alla sua vita, ma a differenza di lui, questa sua vita è la mia, quella di un povero Cristo, per cui, tutto mosso dal suo amore, non meriti almeno lo stesso trattamento riservato a chi fu mosso dall'odio. Eccomi così a Montesilvano, in cui la LV, dal 55 romano, io romano, riprendo il mio gesto di vivere solo di Cristo, con Cristo e in Cristo, affinché Montesilvano sia il mio Montesiano, quel Montesion da cui idealmente e realmente tornarmene in cielo, se si poca è la fede che un legame fissato da Pietro impegni davvero il cielo, visto che non impegna minimamente l'uomo sulla terra. Santità, ho le risposte impossibili su chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Si può dar certezza scientifica alla vita eterna, per una resurrezione provata come già avvenuta, e certezza scientifica di quella comunione dei santi che ci aspetta e sarà il paradiso. Ma devo dare anche la ben triste notizia, scientificamente documentata, che la scure è già posta alla radice dell'albero e che l'uomo ha ancora solo 7 anni per approntare la nuova arca. È con la filosofia della fisica, è con l'epistemologia che si scopre il percorso ragionevole verso Gesù Cristo, che era il sogno di Papa Wojtyła. Lo illustrai in quel convegno, ma restò isolato. I media della Chiesa neppure vennero. Così ora mi affido a quei media che lo fanno per lavoro e con la passione dei sacerdoti che li porta a far compassione quando, innanzi ad un convegno benedetto dal Papa, si permettono di contrastarlo e boicottarlo, scrivendo sulla stampa: non mi sento di appoggiare simile iniziativa. Mia? No, del Papa, che aveva stretto il legame tra fede e ragione, che nessuno rispetta. Per 5 anni non sono riuscito ad ottenere da un solo sacerdote che rispettasse l'impegno assunto per lui. Così me ne tornerò in cielo,
se fa così anche il Papa. Egli ha chiesto a Maria e io devo solo rispondergli. Ma se non vuole risposte scientifiche che può controllare poi con la sua Accademia delle Scienze, messaggero non porta pena, ma per me sarà di morte se Dio non mi fa trattare nemmeno come Aliagcia. Firmato il povero Cristo, rintracciabile solo da questo giornale che controlla la verità del mio gesto, finché esso mi porterà alla morte, se Dio la vuole e non fa sì che il Papa ami, che io e tutti si sopravviva in un'arca da approntare in 7 anni. La lettera, spedita dal giornale al Santo Padre, non diede alcun esito immediato, sicché 2 settimane dopo il giornale ebbe il compito di spedirne una seconda, quella che segue. Intanto venivano date al centro tutte le prove della verità del digiuno, comprovato dagli scontrini delle bilance comunali, che accertavano una perdita di peso di circa 300 grammi al giorno, dopo che nella prima settimana il peso era calato ogni giorno di circa il doppio. Oggetto: lettera a Sua Santità inviata tramite il centro quotidiano dell'Abruzzo affinché il Papa sappia cosa sta accadendo a Monte Silvano. Santità, io ho ripreso pari pari il pensiero di Galileo Galilei, riconducendolo alla già annunziata verità di Gesù a Nicodemo. Lo spirito di chi osserva segue vie sconosciute, ma si sente come il vento. Finché non sarà considerata anche la via dello Spirito Santo, dell'osservazione reale e personale, si vedrà in modo unilaterale solo il percorso materiale dell'acqua o del sole nel cielo, se non si considera come l'osservatore proceda sempre verso l'alba, fissato sulla terra che ruota sempre verso oriente. E non si conoscerà la verità assoluta e non si entrerà nel regno dei cieli ove vige la verità assoluta. Per avere sostenuto, insomma, non solo Galileo Galilei, ma il Galileo Gesù, sono stato considerato matto dalla Chiesa proprio nel mentre il suo predecessore chiedeva scusa al defunto Galileo. Chi è stato maltrattato così non sono stato io, ma la verità di Gesù, a cui si riconduceva la stessa del Galileo Galilei. E da quel momento la Chiesa ha smarrito la sua pecorella. Ripeto, la verità di Gesù, che, riaffermata da me e spiegata in base alla scienza, ha visto la Chiesa beffeggiarla inopinatamente. Se fossi stato io il deriso per quelle verità da me affermate, io non insisterei così, ma è stato deriso proprio Gesù, perché io non affermavo una mia verità, ma la sua. Che Gesù sia deriso in uno che poco conta potrebbe sembrare di poco conto, ma solo a coloro che non considerano quanto sia presente il Cristo in un povero Cristo. Se è stata perduta proprio la pecorella di Gesù, occorrerebbe che il buon pastore stesso, nella persona del suo santo vicario, si mobilitasse, lasciando tutte le altre 99 nel recinto ben difeso dalla Chiesa. Purtroppo, ella
ha attorno persone che non li informano che proprio Gesù, in questa pecorella smarrita dalla Chiesa, è chi desidera essere ritrovato dal buon pastore, che abbandona tutte le pecore per cercare quella smarrita. Purtroppo ha intorno persone che credono che il buon pastore non debba abbandonare le altre 99 per cercare quella povera pecorella. Credono che essa debba farcela da solo e la lasciano in un deserto di aiuti, là dove l'hanno cacciata quando si sono messi a deriderla perché riconduceva al Galileo Gesù le affermazioni meritorie del Galileo Galilei. Come non smarrirsi se, mentre il Papa chiede scusa a un morto, la sua Chiesa perseguita tuttora allo stesso modo chi afferma le stesse cose? Da quel momento questi incoerenti hanno iniziato una tale maldicenza contro chi aveva trovato passione, coraggio e senso di sacrificio, virtù chieste dal Papa, e osava solo di rispondergli. Questa pecorella ha riposto la sua vita solo nella volontà del Papa di mettersi a cercarla. Il Papa non può cercare solo una Liagcia che ha attentato alla sua vita, ma deve cercare anche di più chi la sua stessa Chiesa lascia morire, purché questa pecorella smarrita e buona, che riafferma Gesù e la sua verità su basi scientifiche, non sia ritrovata. È così forte Satana nel Vaticano che non si vuole sia trovata e scientificamente fondata la verità di Gesù. Firmato il povero Cristo di Monte Silvano, giunto al 31° giorno di digiuno e vita in Cristo, con Cristo e per Cristo. Queste furono tre lettere fatte da un povero Cristo, e sapete bene che tutto quello che è fatto a uno qualunque di noi è fatto a Dio. Tutte le vessazioni patite da un povero Cristo nella mia condizione precisa erano fatte proprio a Dio, ma in luogo generale, in questo particolare, erano fatte proprio a Gesù nel suo essere uno scienziato mentre parlava con Nicodemo. Aspetto che la Chiesa non ha mai voluto prendere in considerazione, e questo era il nuovo percorso che portava verso Gesù Cristo: l'osservazione del significato profondo scientifico della sua comunicazione. Gesù non è mai stato affrontato né come uno scienziato né come un filosofo. Nei libri di filosofia si tratta del cristianesimo come di un movimento di tipo religioso, ma non come l'affermazione, per esempio, sacrosanta della Trinità di Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo, che si riconduce a fondamento di tutte le cose come il rapporto intimo tra una causa assoluta e un effetto assoluto, che produce poi l'unità dello Spirito Santo, della verità assoluta. Si parte dal fatto che, come diceva Platone, contraddetto poi anni dopo da Plotino, che l'unità era la cosa fondamentale, ma uno dei due osservava che l'unità era più importante del rapporto N su N che la determina. Invece l'altro diceva: no, è più importante il rapporto N su N, perché è alla base dell'unità.
E Gesù invece dice: guardate che sono cose contemporanee. Non ce n'è una prima dell'altra. Ci sono tutte e due assieme, c'è tutto assieme anche in quello stesso momento, la sintesi assoluta tra le due parti assolute in campo, come il Padre Dio, che è la causa assoluta, e l'effetto assoluto, che è il Figlio Gesù Cristo. Questo diceva tranquillamente Gesù, come il più alto filosofo, e non è stato osservato né come tale, perché in filosofia Gesù sembra così, un pensatore che avrebbe preso qualcosa dagli Esseni o da altre filosofie, moralista più che altro, ma non un filosofo rigoroso, che diceva: quando volete mettervi a contatto con la profonda causa di ogni cosa, dite Padre, Figlio, Spirito Santo, pregate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ebbene, nella mia lettera che vi ho, la seconda, fatto conoscere, dicevo: chi c'è un Satana lì nel Vaticano? Ebbene, adesso cercate di recuperare alla memoria il punto 18 che vi ho letto prima di questo Vangelo di San Giovanni. Cosa c'è scritto? In verità ti dico, quando eri giovane ti ligavi i fianchi, ti cingevi i fianchi e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio un altro ti cingerà, stenderai le braccia e ti porterà dove non avresti voluto. Questo altro era anche citato nella mia lettera, Satana. Ebbene, quelle tre lettere sono state proprio quanto era descritto in quel brano ultimo che chiudeva i Vangeli, fatto da una persona che chiaramente non era Gesù Cristo, se da due persone che valgono 2000, l'opera di due persone che vale 11, lavora dentro per 1989, e questo lavoro di 1989 diviso esattamente per 13, quindi comprendendo anche Gesù, il Figlio, ha per risultato i 153 grossi pesci. Questo che non conoscevano e a cui non avevano il coraggio di chiedergli: ma chi sei? Perché sapevano che, avendo fatto le cose di Gesù Cristo, era lui, era il Padre, era la figura che ha mandato poi le tre lettere alla Pietro, chiedendogli: mi ami tu più di costoro che nel Vaticano ti frenano e ti impediscono perfino di ricevere le notizie? Mi ami tu più di costoro? Guarda che io sono disposto a andarmene, a tornarmene in cielo, se questo è il destino della provvidenza. Io non mi uccido, mi metto nelle tue mani, sapendo che mettendomi nelle mani del buon pastore, la pecorella smarrita si affida alla persona giusta, se è la pecorella smarrita. Ma per come sono andate le cose, questa povera pecorella smarrita non è arrivata nemmeno all'attenzione del buon pastore. Perché mai? Perché un altro ha impedito al buon pastore di ricevere perfino la notizia che c'era un candidato martire. Il Papa non ha nemmeno saputo, né Papa Giovanni Paolo II, né Papa Benedetto XVI,
un altro si è permesso di intervenire su un argomento così sotto la responsabilità unica del Papa, perché la richiesta di avere pietà era fatta personalmente al Papa, e sostituendosi al Papa un altro lo ha cinto e portato dove il Papa non avrebbe voluto. Ecco la profezia della fine del papato, fatta questa volta non da San, non mi viene in mente il nome, da quel santo che ha fatto la profezia di Pietro Romano, non da lui, ma proprio da Gesù Cristo. Punto 18 del brano finale che chiude i Vangeli e che si chiude con le due affermazioni date in risposta a Pietro, che voleva sapere che cosa sarebbe stato di Giovanni. Se io voglio che egli resti fino al mio ritorno, a te che ti importa? La prima volta fatta dal Padre e la seconda volta fatta dallo Spirito Santo, che l'ha procurata nel testo la seconda volta, in cui è ripetuta pari pari: se io voglio che egli rimanga fino al mio ritorno, quest'ultima volta sta parlando il Padre proprio in rappresentanza del Padre. Certo che ha in sé lo Spirito Santo del Figlio, ma i due che si sono incarnati e che si sono presentati la terza volta a costoro sotto un'immagine che non era quella del Gesù Cristo, ma compiva nuovamente la pesca miracolosa, era il tentativo che sto facendo io di fare ravvedere Pietro, ma è un tentativo disperato. Sotto questa ottica non si riesce a far giungere al Papa questa notizia, questi video, perché un altro si mette sempre in mezzo e lega il Papa e lo porta dove il Papa non vorrebbe. Perché io sono personalmente convinto che se Sua Santità Benedetto XVI venisse a conoscenza di quello che sto facendo io, che ho rischiato in buona fede due volte la mia vita, due volte, e credo che la mia vita conta per difendere un'iniziativa del Papa, nella necessità di parlare a tu per tu con il Papa, perché porto notizie nuove, mentre tutti i suoi consiglieri si avvalgono ancora delle notizie vecchie e messi a confronto con le mie e non comprendendole, le abbattono e le stroncano prima che sia il caso. Se Sua Santità sapesse tutto ciò, io non ho alcun dubbio che mi riceverebbe a braccia aperte, a tu per tu, in quel colloquio che io gli sto dicendo, perché mi rendo conto della fatica che fa il Papa quando deve spiegare, perché gli fanno le domande. Cosa succede in questo caso e come mai Dio permette il male oggi? Dio non permette affatto il male oggi, e il Papa lo dovrebbe sapere, perché l'azione di Dio non è positiva, è in negativo. Mettere d'accordo, far interagire la causa con l'effetto, ossia azione e reazione, significa mettere in relazione tra di loro un più uno e un meno uno. Il risultato è sempre meno uno. Il no del no è il sì. Il sì del sì è il sì. Ma in questo caso il sì del sì non è quello che accade,
accade che c'è il sì del no. Le due cose che sono in relazione sono opposte. Il sì del no è no. Il no del sì è no. Questa realtà messa in relazione a due contrapposizioni in atto è di tipo negativo. Riporta a Dio tutta l'evoluzione. Noi stiamo vedendo l'opposta dinamica, quella materiale che è opposta a quella vera, che è quella spirituale. Quella spirituale, quella del significato vero, tanto per intenderci, risulta da più uno meno uno uguale meno uno. Questo è il significato spirituale vero, che il mondo sta devolvendo verso il principio assoluto. Tutto si sta annientando, quello che è sotto gli occhi di tutti. Però è sotto gli occhi di tutti nel suo farsi. E allora il Papa potrebbe rispondere al mondo: voi state vedendo che si fa il male perché la visione è uguale e contraria di un Dio che lo sta togliendo di mezzo già ora. Ma questa risposta, Santo Padre, non può arrivare dalla scienza, perché un altro si mette in mezzo e non gli fa nemmeno sapere che la Chiesa Cattolica ha la sua soluzione per affermarsi al primo posto tra le fedi del mondo, perché solo Gesù ha spiegato Dio uno e trino in questo modo, che poi è stato ripreso addirittura, senza accorgersene, dallo stesso Einstein, quando con la relatività ristretta che rientrava in quella generale ha tirato fuori il rapporto tra la massa e la sua espansione come il valore dell'energia. Questa formula ricade pienamente nell'unità e trinità di Dio. Ma fino a quando non si riesce a farlo capire, non si riesce a capire il valore assolutamente vero di quello che ha detto Gesù Cristo, tanto da imporlo sull'Islam, che dice che Dio è uno. Dio è uno e trino. Perché mentre esiste in assoluto come il Dio in potenza, non può essere assoluto se Dio è solo onnipotente. E se non si cala anche in questo mondo reale e attraverso di noi esiste come impotente. Perché solo se Dio è simultaneamente potente e impotente, secondo lo stesso valore della potenza, solo se vive questa contraddizione tra la potenza e l'assoluta impotenza, solo allora Dio è assoluto. Ma Dio è assoluto, e allora obbligatoriamente Dio deve esistere sia in cielo sia in terra, come un fatto che sono soltanto le due immagini della stessa verità assoluta, che nel mondo relativo può solo assumere due aspetti sempre uguali e contrari. Il nostro mondo binario è la prova assoluta di quello che diceva Gesù Cristo come scienziato, come pensatore, come filosofo. E invece la Chiesa si continua a osservarlo e dice: Gesù è valido come esempio di vita. Non solo così, perché se voi date a Gesù solo questo significato, lo state demolendo come scienziato, come pensatore, come genio più grande che ha avuto l'umanità. E lo riducete, sotto il profilo del punto di vista degli scienziati, come il magone che faceva cose così, lasciamo perdere. Sotto il profilo dei filosofi, come uno che arrabattava un po' di qua e di là, si contraddiceva, eccetera, eccetera, senza capire che tutte le contraddizioni presenti in Gesù, e ce ne sono, altro che se ce ne sono, sono proprio il segno della verità assoluta che stava dicendo, che doveva essa stessa essere contraddetta, perché se non si esprimeva in un modo contraddittorio, non stava esprimendo la verità assoluta di Dio, ente assoluto. Bene,
Io concludo avendo fatto vedere come il Vangelo ultimo scritto da San Giovanni, quando aveva già ultimato il Vangelo e poi ha deciso di introdurre questa parte finale, è stata una chiusura escatologica, proprio che anticipava quella che avrebbe fatto più avanti e avrebbe espresso attraverso il libro dell'Apocalisse. In questo modo Giovanni è restato fino al mio ritorno, perché Giovanni, nell'ultima parte del suo Vangelo, non solo ha descritto dei 153 grossi pesci pescati a Fatima, ma ha descritto i 153 più grossi ancora, come decina, pescati in quel miracolo del sole ripetuto nel 2008, lo stesso 13 ottobre, che per il mondo è stato il provvedimento contro la liquidità che mancava al sistema finanziario, e nel mio caso è stato di non avermi voluto ancora in cielo, perché c'erano ancora tutte queste cose che stanno accadendo, che dovevano accadere.